i tifosi che credo meritiamo di più, no? Vuol dire, meritiamo di più rispetto a una squadra che in 4 partite interne ha fatto 3 sconfitte, ha preso 7 gol e ne ha fatti 0. Sono numeri che con una squadra che deve salvarsi in effetti sono numeri preoccupanti e so via di tutto, no? Certamente, meritano di più sicuramente. Non tanto forse la partita di oggi che è stata comunque difficile, ma l'impegno è stato massimale da parte di tutti, anche se qualcuno può fare sicuramente molto di più. Quindi siamo amareggiati, dispiaciuti moltissimo per non riuscire a regalare qualche gioia a questi tifosi che comunque ci hanno sempre sostenuto e che giustamente stanno perdendo un po' la pazienza. Se ci eravamo visti dopo la partita col Cesena, no? Dicendo così ragionando, la fermata oggi è andata piano, però sembra che è andata piano anche oggi, perché sulla falsariga, la partita è stata sulla la stessa falsariga, al di là del punteggio, poi magari 2-0, ma cioè il portiere che rinvia e dice la palla dopo 45 secondi, primo munito dopo 3 minuti, prima occasione da gol dopo 4 minuti, primo gol dopo 15 minuti. Io sulla pagella ho scritto se ti sei pentito di aver risposto alla chiamata del direttore generale quest'estate. No, assolutamente no. È una scommessa, è un'opportunità e la ritengo ancora tale. Possiamo fare meglio sicuramente, sotto tutti i punti di vista dobbiamo far meglio, però dobbiamo solo continuare a lavorare e rivedere qualcosa che si può sicuramente migliorare. Tante perché cose che si possono piano. Cioè anche a livello una squadra che si deve salvare, che non ha le qualità delle altre, però va piano. Oggi il primo gol 4-5 persone sopra la linea della palla, 3 passaggi in porta. Scorza difensore centrale, il terzino che arriva tardi. Hai ragione, Scorza. Cioè Fort il mezzo destro che chiude sul cross dall'altra parte. Beh, adesso devo rivederlo perché a caldo così tu l'hai visto 3-4 volte e l'hai controllato bene. Sicuramente ci saranno stati degli errori. Dobbiamo correggerli e cercare di trovare un equilibrio migliore, ma questo indipendentemente dalla partita di oggi. Da ieri, mister, c'è stato un problema nell'ultimo minuto? Ieri non camminava, era che oggi balleggiava, tra primo e secondo tempo balleggiava, provava. Oggi stava meglio, ma non era al 100%, quindi una partita importante, molto importante, bisognava essere al 100%. Andrea, un'altra cosa, so che te non le domande, capirete necessariamente, a questo retrogusto un po' negativo, però giusto per capire, in una difesa che si presentava già particolarmente maneggiata, no? Di fatto dovevi rinunciare a Padella e Spedalieri che fino ad oggi erano titolari, hai dovuto reinventarti la difesa, era proprio necessario giocare con 4 under? Nel senso che poi anche Pistolesi in 2005 su una difesa già così sperimentale, forse un giocatore più esperto, cioè è davvero in questo momento l'input che ti viene dalla società è che comunque anche nel momento in cui siete più rimaneggiati, anche nel momento in cui c'è 4 under devono giocare per forza, soprattutto in difesa. No, oggi in difesa erano in 2 e gira rigira, 2 sarebbero stati indipendentemente da chi scendeva in campo. Tra le altre cose Pistolesi a me è piaciuto moltissimo al di là del 2005 e ripeto, avevamo l'Averone, avevamo Calderoni e ci mettiamo Luteri come over dei difensori disponibili oggi. Mi pare che l'Averone e Luteri siano abbastanza simili, quindi schierarli insieme è improbabile, non c'erano molte possibilità oggi di non schierare 2 under in difesa. Poi i 2 in attacco è un'altra, una scelta ponderata, non così casuale chiaramente. Ma mister, io adesso torno indietro, ti vorrei dire che ti capisco quando magari uno ti chiedeva difesa a 3, difesa a 4, centrocampo a 5, attacco a 7, tu dicevi no. Prima di parlare di moduli ci mancano dei concetti, ci mancano delle cose,
probabilmente era vero quello che dicevi, però ancora non si riesce magari a trovare una... Abbiamo cambiato qualcosa proprio per anche favorire quello che poteva essere un qualcosa di già appreso. Bisogna lavorarci ancora perché evidentemente non è stato ripreso come eravate abituati lo scorso anno a vedere, però devo dire che ci sono anche interpreti completamente diversi.